c'è la parola del re, là c'è la sua potenza. Dove c'è la parola del re, là c'è la sua potenza. E se siamo qui è per un motivo solo, perché vogliamo sentire la parola del re. Perché là dove è la parola del re, là c'è potenza. E il regno di Dio non si fonda su sapienza umana, non si fonda su parole, su chiacchiere. Il regno di Dio si fonda sulla dunamis. Ed è Paolo che lo dice nella prima lettera ai Corinzi al capitolo 1:20: la vostra fede sia fondata non sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Il regno di Dio è un regno di amore, è un regno di giustizia, è un regno di pace ed è un regno di potenza. Amen. E io credo e spero che qualcuno sia in accordo con me che alla fine di questo insegnamento qui si manifesterà la potenza di Dio come si è manifestata ieri sera a Varese e stamattina a Mantova. Dai un forte amen, prendila questa promessa. Amen. Sii aggressivo nella tua fede. Amen. Questa sera questo insegnamento è non diviso in due parti, ma tocca due argomenti che il Signore ha messo nel mio cuore. Il primo l'ho condiviso l'altro giorno e sarà la prima parte, e nel secondo riprenderò soltanto una parte che ho condiviso questa mattina con i fratelli di Mantova. Vorrei partire da qui. Vi è mai successo che abbiamo davanti a noi una scelta, se intraprendere o no una certa decisione, oppure se dover fare qualcosa o no, e abbiamo la certezza dentro di noi che il Signore ci abbia detto qualcosa, magari ci ha detto: so che il Signore vuole che io faccia questa cosa qui, e a volte va tutto bene, ma a volte va tutto male. In Toscana accade. E ascolta, quando il Signore parla, quando Dio parla, è perché le cose le ha già finite. Amen. Lui non inizia, avere solo dei principi che è importante comprendere. Lui non inizia mai qualcosa nella tua vita che lui non abbia già finito. La Bibbia lo dice. Le sue opere sono finite fin dalla fondazione del mondo. Cioè lui non inizia un'opera nella tua vita e poi dice: beh, intanto comincio, poi vediamo come va. Magari non ti dirà tutto subito, e spesso lui fa così. Con Abramo gli disse passo dopo passo. E sai perché fa così? Perché altrimenti non partiresti mai. Quando io ho conosciuto il Signore ho detto: Signore, voglio servirti, voglio... A quel tempo credevo che Dio avesse bisogno del mio servizio, pensa un po'. Ero appena stato lavato dal sangue di Gesù, tirato fuori dall'inferno così. E io volevo servire il creatore del cielo e della terra. Poi un giorno mi fece capire che era lui che voleva servire me. Amen. Ma se lui mi avesse detto tutto quello che avrei passato in questi 3 anni, mica avrei cominciato mai. Amen. Però sai, non sarei nemmeno adesso qui con voi. È vero o no? E anche se nel cammino con Gesù ci sono delle difficoltà, ci sono dei problemi, che non sono mai con Dio i problemi. I problemi sono sempre con ciccia e ossa. Amen. Io non ho mai avuto un problema col Signore. Camminare con Dio è facilissimo, è camminare con i suoi figli che è difficile. Ma camminare col Signore è semplicissimo, è veramente semplice. E così ogni volta che il Signore ci indirizza a fare qualcosa, lui ha già finito. Amen. Le cose che lui fa sono perfette. Possiamo inciampare, possiamo magari non sentire perfettamente la voce di Dio, ma non importa, lui sa come portarti. Amen. Non chiederti mai come si fa a imparare a sentire la voce di Dio. Non è un problema tuo, è un problema suo. È lui che deve farsi sentire da te. Hai mai visto un bambino di 2 anni che dice: come farò a sentire la voce di mia mamma? Anzi, due volte vorrebbe non sentire la voce della mamma. La responsabilità non è mai del figlio, la responsabilità di farsi capire è sempre del padre. E quindi non dire: ma come si fa? Io ho visto addirittura 7 passi per imparare a udire la voce di Dio, tutte scemenze. Ma quando mai Gesù ha preso i suoi 12 e ha detto: adesso facciamo i 7 step per imparare a sentire la voce del padre? Gesù ha detto: le mie pecore ascoltano la mia voce, punto. Amen. Se avete ricevuto Gesù nella tua vita, rilassati, è la responsabilità sua di guidarti. Però a volte capita che
partiamo per qualche decisione, siamo convinti e a volte abbiamo pure dei segni. Ti è mai successo? Ho avuto un segno, ho avuto un sogno, è passato il camion con la scritta sì dietro, era Dio, che era lo spirito del camion che mi diceva sì. No, ma voi ci ridete, ma io ho gente che, io avevo un fratello che mi diceva Dio mi parla attraverso il camion, e dicevo tu sei sicura che non è un camion che è venuto a parlarti? Ma Dio mi parla attraverso il camion. E a volte passa un camion dietro, c'è scritto Walter, e io dico chissà Dio cosa mi sta dicendo. E a volte abbiamo dei segni, ma è serio, e allora siamo sicuri. Poi a un certo punto andiamo incontro a un frano spaventoso, e sai che cosa accade? Perché Signore? Amen? In questa piccola chiave che vi do vedrete come essere protetti da un inganno molto frequente. Quanti lo vogliono questa chiave? Poi dopo andremo a vedere qualcosa di bellissimo che riguarda i figli di Dio. Vai avanti. È una cosa che io non ho mai sentito in genere predicare, ed è anche un passo che solitamente non si prende mai. È il capitolo 14 del libro di Ezechiele, ma ti invito questa parola a farla entrare nel tuo cuore. La metterò su YouTube e vattela pure a riascoltare, perché sarà un grande aiuto per la tua vita, sarà una chiave per la tua vita, che poi tu potrai insegnare agli altri. Amen? E non mi devi nemmeno dare la decima. Vennero da me alcuni anziani di Israele e si sedettero davanti a me. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: figlio d'uomo, questi uomini hanno innalzato idoli nel loro cuore e si sono messi davanti all'intoppo che li fa cadere nella loro iniquità. Come potrei io essere consultato da loro? Verso successivo. Perciò parla di loro, così dice il Signore Dio: chiunque della casa di Israele innalza i suoi idoli nel suo cuore e pone davanti a sé l'intoppo che lo fa cadere nella sua iniquità e poi viene al profeta, io il Signore gli risponderò come si merita per la moltitudine dei suoi idoli, allo scopo di toccare il cuore di quelli della casa di Israele che si sono allontanati da me per i loro idoli. Ok, torna indietro. Questo è un passo del Vecchio Testamento. Ricorda che i passi del Vecchio Testamento noi dobbiamo leggere alla luce del Nuovo. Ok? Dice così: questi uomini hanno innalzato idoli nei loro cuori, si sono messi davanti, nota, non il diavolo li ha messi, si sono messi. Vi ricordate quando Pietro parla a Anania e gli dice: Anania, perché mai Satana ha riempito il tuo cuore? E dopo gli dice: perché ti sei messo in cuore. Ricorda sempre che il diavolo viene a riempire ciò che noi mettiamo nel nostro cuore. Questa è una cosa così importante. Prima che un demone di odio entri in una persona, quella persona ha fatto entrare l'odio nel suo cuore. Ricorda che le cose distruttive iniziano sempre nel naturale e finiscono nel demoniaco. Le persone non sono cattive perché hanno demoni, hanno demoni perché sono cattivi. È sempre l'uomo che sorveglia il suo cuore o lo riempie di spazzatura. Pronto? Che cosa sono questi idoli? È quando tu vai a pregare, tu vai a chiedere al Signore, ma prima di andare tu hai già deciso nel tuo cuore che tu farai quella cosa. E guardate, un inganno così comune, sapete perché? Perché noi siamo bravi a ingannare noi stessi. I più bravi a ingannare noi stessi non sono gli altri, siamo noi. Ci sono, a volte un idolo è qualcosa che tu vuoi in tutti i modi. Signore, io voglio quella persona in tutti i modi. Magari ci sono persone che ti dicono: guarda, quella persona non è una persona affidabile, e rischi di andare incontro, ma dentro di te tu hai già deciso che tu vuoi quella persona. Ma vai a pregare. E io, a me vengono sempre i brividi quando mi dicono: c'è tanto da pregare. No, non c'è tanto da pregare, c'è da usare il cervello. La preghiera non è la sostituzione di un cervello che funziona. E a volte il mondo non ci ascolta, e ne parlavamo oggi con Silvio, perché a volte ci facciamo vedere non strani,
A volte ci vantiamo pure di essere dei pazzi. Ora ascolta, essere pazzi per Cristo non vuol dire essere squilibrati. E a volte il mondo ci guarda e dice: ma io non voglio diventare come te, perché tu prima eri normale, adesso... Perché vedi, un conto è se il mondo ci vede strani perché alziamo le mani, perché abbiamo fede, perché qualcuno prega e cade. Ok, quelle sono cose che poi si vedono. A volte facciamo cose stupide. E Gesù ha detto che i figli delle tenebre a volte sono più scaltri dei figli della luce. È vero o no? E a volte funziona così. Io ho già preso la mia decisione, però prego. E siccome io ho pregato, adesso il Signore mi parlerà. Ascolta, quando una persona ha già preso la decisione nel suo cuore, nessuno, nemmeno Dio, gli può far cambiare idea. Guardate, vai avanti. Chiunque della casa di Israele innalza i suoi idoli nel suo cuore. Io ho già preso la decisione. Prima che a volte una persona faccia qualcosa, è mesi che la medita, è mesi che la cova dentro di sé. Poi un giorno la cosa viene fuori, ma non nasce mai in una notte. Non, queste cose non nascono come i funghi, nascono perché ce l'abbiamo dentro da un po'. Amen? E pone davanti a sé l'intoppo che lo fa cadere nella sua iniquità. E poi viene al profeta. Perché dice così? Perché nel Vecchio Testamento le persone non avevano lo Spirito Santo. Allora l'unico modo con cui Dio ti poteva parlare è andare dal profeta. Ma oggi non devi andare da un profeta per essere guidato dallo Spirito Santo, perché la Bibbia dice che tutti coloro che sono figli di Dio sono guidati dallo Spirito di Dio. Il profeta serve per confermare quello che Dio ti ha già detto, non per dirigere la tua vita. Il ministero profetico c'è nel Nuovo Testamento, ma non è direzionale come nel Vecchio, perché oggi è lo Spirito di Dio che guida i figli di Dio. Amen? Allora lo possiamo leggere così. E poi viene da me, cioè viene a pregare. Guarda cosa dice: io il Signore gli risponderò come si merita. Ascolta, per la moltitudine dei suoi idoli. Cioè, ti dice: fallo. Ecco perché a volte diciamo: ma il Signore mi ha detto di sì. Sai perché ti ha detto di sì? Perché se ti avesse detto di no, tu non l'avresti ascoltato. Ve lo faccio vedere in un esempio. Vai avanti. Nel capitolo 18 del secondo libro delle cronache c'è la storia di due re, uno buono e uno malvagio. Quello buono si chiama Giosafat, l'altro si chiama Acab, era il marito di una splendida donna che si chiamava Jezabel. E Giosafat è scritto che ebbe ricchezza e gloria in abbondanza e contrasse parentela con Acab. Anche gli uomini buoni con una chiamata a volte fanno cose stupide. Dopo qualche anno scese a Samaria da Acab, e Acab fece uccidere per lui e per la gente che era con lui un gran numero di pecore e di buoi. Ascolta qui. E lo convinse a marciare con lui contro Ramot di Galaad. Ramot di Galaad è una zona abitata dai Siri che si trova oltre il Giordano. Domanda: ha già preso la sua decisione Acab? Oh yes! Lui vuole fare guerra ai Siri. E va da Giosafat a dire: vuoi venire con me? Vedi, quando noi andiamo dal Signore, ma la decisione l'abbiamo già presa prima. Mi state seguendo? Vai avanti. Verso 3. Acab, re di Israele, disse a Giosafat, re di Giuda: vuoi venire con me a Ramot Galaad? Ah, e questa è la frase di uno che ha già preso una decisione. Giosafat gli risponde: conta su di me come su te stesso, sulla mia gente come sulla tua, e verremo con te alla guerra. E Giosafat disse al re di Israele: attenti, ti prego, consulta oggi la parola del Signore. Guarda che posizione diversa. Acab ha già preso la sua decisione. Giosafat, che era un uomo che aveva una buona relazione con Dio, dice: senti, ma sei sicuro che questa cosa sia dal Signore? Perché non chiami un profeta? Oggi sarebbe, perché non preghiamo? Allora il re di Israele radunò i profeti in numero di 400. Puoi immaginare? Perché 400? Beh, vado a maggioranza. Se la maggioranza mi dice sì, ok? E disse loro: dobbiamo andare a far guerra a Ramot di Galaad o no? E questi siamo noi. Io ho già alzato il mio idolo nel cuore, io ho già deciso che lo farò.
però faccio il pio, vado a pregare. Signore, vuoi che io faccia quella cosa o no? Guarda come il Signore risponde ad Acab, verso 6. Quelli risposero: 400 profeti, vai e Dio la darà nelle mani del re. Una conferma straordinaria. Amen? Ma io ho avuto dei segni. A volte io sono stato per tanti anni pastore di una comunità, di tre comunità, e a volte venivano dei fratelli con una decisione folle. Sai quelle cose che dici, ma come ha fatto a entrarti nel cervello una roba del genere? No, ma il Signore mi chiama, come fa Dio a chiamarti una cosa del genere? No, no, il Signore mi chiama questo, però prego. Allora, il giorno dopo, pastor, ho pregato, il Signore mi ha dato un sogno, mi ha dato un segno, si è convertita la suocera, è venuto un angelo stanotte, ha convertito. È la volontà di Dio. È uguale o no? Guarda, verso 7. Ma Giosafat disse, a Giosafat non torna tanto. Oh, posso dirti qualcosa? 400 profeti che ti dicono vai e Dio è con te, non bastano? Ma Giosafat ha qualcosa dentro. Sai perché? Perché Giosafat aveva il cuore libero. Ascolta, c'è solo una cosa che il Signore chiede da noi, una sola, ed è la rettitudine del motivo del cuore. Lui non si aspetta che tutto quello che noi facciamo sia perfetto. Sai perché? Perché ci conosce molto bene. C'è una cosa sola che lui chiede, che il motivo del tuo cuore sia retto. Alla fine che cosa è il peccato? È tutto ciò che nasce da un cuore non retto. Se tu sbagli, ma lo fai con un cuore retto, il Signore ti riporterà sempre in carreggiata. Amen. Gli inglesi dicono si può essere sincerely wrong, sinceramente in errore. Amen. Ma si può essere anche ingannevolmente nel giusto. Non c'è nessun altro profeta del Signore a poter consultare. Sentite la risposta di Acab. Il re di Israele rispose a Giosafat: sì, c'è ancora un uomo per mezzo del quale si potrebbe consultare il Signore, ma io lo odio perché non mi predice mai niente di buono. Cioè, che cosa vuol dire? Non mette mai la firma su quello che è dentro il mio cuore, ma sempre del male. È Micaia o Michea, figlio di Imla, verso 8. E Giosafat disse: non dica così, re. Allora il re di Israele chiamò un eunuco e gli disse: fai venire subito Micaia, figlio di Imla, verso 9. Il re di Israele e Giosafat, re di Giuda, sedevano ciascuno sul suo trono, vestiti dei loro abiti regali, nell'aia che è all'ingresso della porta di Samaria. Tutti i profeti, 400, profetizzavano davanti a loro: vai in guerra, il Signore ti darà i siri nelle tue mani, vai, sarai vincitore. Hai mai avuto delle profezie che poi non si sono realizzate? Ehi, molto probabilmente il cuore della persona che ha profetizzato era corretto, ma la domanda è: il mio cuore era corretto? Sedechia, figlio di Chenana, si era fatto delle corna di ferro, guarda i segni, e disse: così dice il Signore, con queste corna colpirai i siri finché tu li abbia completamente distrutti. Ehi, ascolta, questi profeti erano profeti. Amen? Non erano stregoni, erano profeti di Dio. E tutti i profeti profetizzavano nello stesso modo, dicendo: sali contro Ramot di Galaad e vincerai, il Signore lo darà nelle mani del re. Avevamo letto in Ezechia: quando qualcuno alza un idolo nel suo cuore, poi viene da me, io gli parlerò, dice il testo italiano, come si merita. L'ebraico non dice così. L'ebraico dice: gli parlerò in accordo al suo idolo. Guardate che questa chiave è una cosa fondamentale da sapere nella vita, perché ci evita un sacco di problemi. Amen? Il Signore dice: quando tu hai già preso la decisione e vieni a fare la manfrina, pregherò, io ti risponderò in accordo all'idolo. Sai perché? Perché solo quando sarai andato e ti sarai rotto la testa, che la prossima volta ci penserai. Amen. Quando una persona si è messa una cosa in cuore, nessuno gli fa cambiare idea, nemmeno Dio.
Sai perché? Perché il Signore non manipola la nostra vita. Il Signore ci può far vedere, ma quando tu hai un idolo nel cuore, tu non vedi più niente, vedi solo quello. Amen. E nel nome degli idoli si tradiscono gli amici, nel nome degli idoli si dividono le chiese, nel nome di Dio si vendono le persone per raggiungere l'obiettivo che io voglio. E poi lo chiamo, è la visione che il Signore mi ha dato. No, è l'orgoglio del tuo cuore. Verso 12. Il messaggero che era andato a chiamare Micaia gli parlò così: ascoltate, tutti i profeti a una voce predicono del bene al re. In realtà cosa predicevano? Quello che lui voleva. Ti prego, le tue parole siano concordi con le loro. Come si chiama questo? Inganno. E predici del bene. Ma Micaia rispose: come è vero che il Signore vive, io dirò quello che il mio Dio mi dirà. Ma guardate che cosa accade al verso 14. Quando giunse davanti al re, il re gli disse: che cosa aveva detto Michea? Io dirò la verità. Guardate cosa accade. Michea, dobbiamo andare a far guerra a Ramota di Galaad o no? Egli rispose: andate pure. Ma come? Ma aveva detto che avrebbe detto quello che il Signore voleva, e quando si è trovato lì davanti ha detto la stessa cosa che hanno detto gli altri. Adesso vedremo perché. Andate pure e vincerete, i nemici saranno dati nelle vostre mani. E così noi diciamo: il Signore me l'ha confermato. Davvero no? Ma guardate come finisce la storia. Verso 15. Il re gli disse: quante volte dovrò scongiurarti di non dirmi altro che la verità? Ah, allora tu lo sai che non è la volontà di Dio. Guardate, ascoltate qui. Queste cose non accadono agli altri. Queste cose accadono a noi. Queste cose sono accadute a me. Amen. Michele rispose: ho visto tutto Israele disperso su per i monti. Ecco la verità. È agghiacciante. Ho visto Israele disperso per i monti, come pecore che non hanno pastore. Vi ricorda niente? E il Signore ha detto: questa gente non ha padrone, se ne torni ciascuno in pace a casa sua, non fare guerra ai Siri. È potente questo, ed è una cosa che solitamente non si insegna. Verso successivo. Il re di Israele disse a Giosa: non te l'avevo detto che costui non mi avrebbe predetto nulla di buono, ma soltanto del male? Satana mi ha parlato. Ascolta, realizzi che quando uno ha preso una decisione nel cuore non c'è niente che ti fa cambiare idea? Niente. E guardate, la Bibbia dice di custodire il nostro cuore più di ogni altra cosa, perché c'è un nemico, è una piantina piccola che cerca di crescere nel cuore di ognuno, si chiama orgoglio. Noi a volte consideriamo, e lo sono, peccati gravi, quelli socialmente inaccettabili o ecclesialmente inaccettabili, ed è vero, fornicazione, furti, adulterio, per carità, sono peccati. Ma la radice di tutti i peccati è l'orgoglio. Amen. Michele replicò: perciò ascoltate la parola del Signore, io ho visto il Signore seduto sul trono. Adesso qui voi vedrete che cosa è accaduto nel mondo spirituale. Siete pronti a vederlo? Guardate che meraviglia. E tutto l'esercito del cielo gli stava a destra e a sinistra. Il Signore disse: chi sedurrà Acab, re di Israele, affinché salga contro la motta di Galaad e vi perisca? Ascolta, nel Vecchio Testamento ci sono delle formule che dobbiamo comprendere. Non è che Dio vuole la morte di Acab, il senso è: ti lascio fare quello che tu vuoi, perché tanto che io ti lascio o no, tu lo farai. E guardate che cosa accade. Verso 20. Ci fu chi rispose in un modo, sono gli angeli, ok, gli spiriti, e chi rispose in un altro. Allora si fece avanti uno spirito, il quale si presentò davanti al Signore e disse: lo sedurrò io. Da chi viene questo spirito? Dal diavolo. Il Signore gli disse: come? Quello rispose: ascoltate, io uscirò e sarò uno spirito di in bocca a tutti i suoi profeti.
Quei 400 profeti erano convinti di profetizzare la verità, ma stava agendo uno spirito di menzogna. Perché? Perché nel cuore di Acab c'era la menzogna. Ed ecco perché a volte crediamo che il Signore ci dica. C'è stato un fratello, tanto non faccio nome, quindi nessuno lo conosce perché abita nella mia città e non c'è rischio che qualcuno sappia. Era nella mia comunità e Dio lo stava usando in un modo meraviglioso. Ma aveva un desiderio talmente grande nel cuore, ascolta, che era perfettamente legittimo. Però vedi, una cosa è legittima fin quando non ti fa cadere. Lui aveva desiderio di un figlio. Ora, normalmente per avere un figlio ci vuole una moglie in Toscana. Non so se, le cicogne del Veneto funzionano, quelle toscane non funzionano. Quindi per avere un figlio serve. Ora, normalmente uno dice io voglio una moglie. Lui non voleva una moglie, lui voleva un figlio. E quando tu vuoi una cosa, chiunque va bene. E ci fu qualcuno che se ne accorse, solo lei, solo lui. E una volta lei venne a parlare con me, perché voleva che io mettessi una buona parola con lui, figurati, mi prendo la responsabilità, non è tanto su Marta Flavi, mai nella vita. Mentre lei parlava, il Signore mi fece sentire col discernimento degli spiriti che lei aveva uno spirito d'inganno. E quando finì, si è finita la manfrina, perché? Perché di tutto quello che mi ha detto, io non credo una sola parola. E sai, era l'esatta verità. Dopo questo, 5 pastori italiani a giro, senza che sapessero niente, ricevettero una parola per lui. Quella donna ti inganna. 5 pastori, numero delle grazie. Dopodiché lui mi disse, ho capito, ascolta, quando hai un idolo nel cuore, tu andrai dietro a quell'idolo. Passa un po' di tempo e mi dice, ho fatto un sogno. E io dissi, eccolo qua. Il Signore mi darà un figlio, mi darà un bel matrimonio. Io l'ho sposato. Sai com'è finita? Ha avuto un matrimonio infelice e non ha avuto un figlio. Da dove veniva quel sogno? Quando noi inganniamo noi stessi e pensiamo di andare a fare il teatro davanti al Signore, il Signore dice, vuoi andare? Vai, andrà tutto bene, guarda. Sai perché? Perché tanto andrai lo stesso. E quando ti sarai rotto la capoccia, imparerai la lezione. Ma siccome Dio ti ama più di altri, ti ha chiamato qui prima di romperti la capoccia. Amen. Io sarò uno spirito di menzogna in bocca a tutti i suoi profeti. Il Signore disse, sì, riuscirai a sedurlo, ma perché lo sedurrai? Perché lui ha già preso la decisione nel suo cuore. Ascolta, quando vai davanti al Signore, vacci senza aver preso la decisione, se vuoi che lui ti dica la verità. Ma se tu hai già preso la decisione prima, è molto più onesto non andare dal Signore. Amen. E ora ecco, il Signore ha messo uno spirito di menzogna in bocca a questi tuoi profeti, ma il Signore ha pronunciato del male contro di te. Non è la volontà di Dio. Quello che il Signore voleva dire è, io ti parlerò, ti suonerò la musica che tu vuoi. Vuoi questo? Vi ricordate quando quel giovane va da Gesù, il giovane ricco, e gli dice, Signore, che cosa devo fare per ereditare? Che domanda è? E quando mai si eredita perché si fa qualcosa? Si eredita perché babbo va col Signore. Non è che tu fai, è lui che si è stropponato tutta la vita e si è alzato alle 5 la mattina per andare a lavorare e mettere da parte una fortuna che quando lui morirà sarà tua. Allo? Sentite la domanda. Che cosa devo fare per ereditare? E Gesù gli risponde in accordo all'idolo del suo cuore. Ah, tu vieni da me col fare, allora guarda, devi vendere tutto quello che hai e darlo ai poveri. Come ha parlato a lui? In accordo all'idolo che gli aveva nel cuore. Ti faccio una domanda. Una persona non salvata che vende tutto ciò che ha e lo dà ai poveri, va in cielo? No! Perché in cielo ci va chi riceve il sacrificio di Gesù Cristo nella sua vita. Perché Gesù gli ha detto così? Perché lui è andato con quella domanda nel cuore e Dio gli ha risposto in accordo con quella domanda.
Amen. Guardate qual è la posizione giusta, poi andiamo alla seconda parte e chiudiamo, preghiamo, vai avanti. Ah, il re di Israele, Giosafat, re di Giuda, ovviamente che cosa fanno? Partono, me l'ha detto il Signore. Ma quando te l'ha detto il Signore? Tu sei andato dal Signore col palo, col totem nel cuore, avevi già deciso, hai fatto tutto il piano. Era mesi che preparavi il piano, gli hai detto una manica di balle a tutti, avevi già preparato tutto. Marciarono dunque contro la morte di Galaad, guardate la fine del film, verso 30, vai avanti, 33, ma un uomo, inizia la battaglia, scoccò a caso la freccia e ferì il re di Israele fra la corazza e le falde. Che sfortuna, l'ha beccato nell'unico punto scoperto, qui. Perciò il re disse al suo cocchiere, volta, portami fuori dal campo perché sono ferito. Ma la battaglia fu così accanita quel giorno che il re fu trattenuto sul suo carro di fronte ai siri fino alla sera e sul tramontare del sole. Come dobbiamo andare dal Signore quando non sappiamo cosa fare? Così. Vai avanti, Salmo 51,6. Tu desideri che la verità risieda nell'intimo. Che cosa vi ho detto? C'è solo una cosa che il Signore chiede: la rettitudine del motivo del nostro cuore, che il motivo del tuo cuore sia vero. Se poi sbagli, il Signore ti, sai, ti rimette in carreggiata. Il problema è quando tu hai già iniziato a far entrare qualcosa di non buono nel cuore, piano piano, piano piano, piano piano, quello diventa il tuo obiettivo. E poi dici, adesso preghiamo. E il Signore che cosa fa? E il Signore ti dice, vai, vincerai. Tu vai e ti rompi la capoccia. Vai avanti. Voi mi cercherete e mi troverete perché mi cercherete con tutto il... Che con tutto il vostro cuore. Una formula ebraica che vuol dire senza inganni nel vostro cuore. Con un cuore sincero. Signore, io non ho preso alcuna decisione. Se tu mi dici sì, io vado, se tu mi dici no, io non vado. Questo è il cuore retto. Ascolta, quando il motivo del cuore è retto, Dio te lo farà capire. Ma se tu hai già preso la decisione, ci sarà un inganno del diavolo che si spaccerà per Spirito Santo e ti darà la spinta per andarci. Mi state seguendo? Guardate che queste cose sono importantissime da imparare. Amen? Adesso passiamo alla seconda parte e chiudiamo. Voglio dirvi qualcosa su questo ancora, su come vivere da figli maturi di Dio. Ed è qualcosa che il Signore ha messo nel mio cuore l'altra notte. Io è un mese che ho sta costipazione, si erano lì fra tosse, sinusite, fazzoletti da tutte le parti e non dormivo. Il Signore mi ha dato una parola da condividere con i fratelli di Mantova con voi e desidero condividerla. E la troveremo qui, in un passo famosissimo della Scrittura. Luca 15, 29, 31, la parabola del figlio prodigo. Stamattina dicevo ai fratelli di Mantova, è una parabola che tutti sappiamo, forse a memoria, però sapete, ci sono dei tesori meravigliosi dentro che non si vedono perché nella traduzione si perdono, purtroppo. Ma nel testo originale, che lo Spirito Santo ha ispirato, e non l'ha ispirato in italiano, l'ha ispirato in piombinese, no, l'ha ispirato in greco antico, si possono cogliere. Quanti sono pronti a prendere qualche tesoro dalla Scrittura? La sapete la storia? C'è un figlio piccolo, cioè minore, e c'è un figlio adulto. Ascolta, nel mondo naturale il figlio più maturo è il figlio adulto. Nel mondo spirituale non è detto. Volete un esempio? Davide era il più piccolo di tutti i figli di Jesse, ma era il più maturo spiritualmente. Amen? E così ci sono altri esempi. Giuseppe era il più piccolo dei figli di Giacobbe, quindi anagraficamente era il più piccolo, ma spiritualmente era superiore a tutti gli altri. È così o è così? Quindi ascolta, non è detto che perché tu sei più giovane tu sia meno saggio di un adulto. Io conosco dei ragazzi che sono molto più saggi dei loro genitori. Amen? E il figlio minore però un giorno va dal babbo e lo dichiara morto. E il peccato grave del figlio minore non è aver sperperato il tesoro paterno, è aver dichiarato morto il padre.
Perché quando è che tu prendi l'eredità? Quando il babbo muore. Allora, se tu vai dal babbo e gli dici dammi la parte dell'eredità, vuol dire che tu, per quanto mi riguarda, sei... E lui prende questa eredità e va in un college a studiare la Bibbia. Fa studi biblici e poi a un certo punto, finiti i soldi, finiti gli amici. Ehi, finché circolano i quattrini, tutti amici. Quando finiscono i quattrini, in Israele, no, in Italia non succede. E finisce, vi ricordate, da un guardiano di porci, come per un ebreo, un guardiano di porci, i porci sono i mali impuri. Cioè, un toscano avrebbe visto prosciutti, ma lui vedeva... E voleva mangiare, vi ricordate, le carrube, ma nessuno gliele dava. E allora mi insegnavano così a me. Si ravvede. Lo Spirito Santo scende nel castro dei maiali e porta al ravvedimento il figlio al prodigo. E il figlio al prodigo si ravvede così. Allora, in casa di mio padre c'è tanto pane. Si mangia bene. Qui muoio di fame. Quasi quasi vado da papà e gli dico, senti, io non sono più degno, prendimi come uno dei salariati, fammi mangiare, e io lavoro per te, che ravvedimento meraviglioso. E ti faccio la domanda, questo è ravvedimento o è un calcolo di stomaco? Non c'è ravvedimento. Il ravvedimento è piangi perché hai detto a quel povero, l'hai fatto morire, e gli hai detto che per te è morto. E a casa disperato che non sa che fine tu abbia fatto. No, questo elemento dice, allora dunque vediamo un po', i servi mangiano, io qui sono figlio però muoio di fame, torno come un servo, faccio la manfrina a mio babbo e mangio. Ravvedimento? Ascolta, quanto è ipocrita la religione. E lui torna e si prepara la manfrina. Sapete la storia, il padre lo vede da lontano, gli corre addosso, è bellissima la scena, perché dice, gli mise le braccia al collo e lo baciò, traduzione pessima, il verbo epipiptein vuol dire che gli saltò addosso e caddero tutte e due a terra, come quando l'unzione dello spirito viene su di te e tu cadi a terra nelle braccia di papà, e si rotolarono a terra, solo spuntava, puzzava come una capra, però lo puzzava come un maiale. E poi è molto bello perché il padre dice, adesso portate il vestito più bello, vi ricordate, rivestitelo senza lavarlo. E la mamma diceva, l'ha rivestito puzzolente, gli ha messo, ascolta qui, l'anello al dito. L'anello a quel tempo portava il sigillo della famiglia e serviva per sigillare i contratti, per mandare lettere a nome del padre, figura della nostra autorità in Cristo. Rimettete i sandali ai piedi. Quando Mosè incontra il Signore, Mosè è il servo del Signore, qual è la prima cosa che Dio gli dice? È stai lontano. Guarda la legge, Mosè è la legge. La prima cosa che dice sotto la legge Dio a Mosè è non ti avvicinare al rovetto ardente e poi togliti i sandali. Nelle case antiche i servi non portavano calzari, stavano scalzi. Perché? Perché sotto la legge tu sei servo e c'è sempre distanza con Dio. Ma quando viene la grazia di Dio, sapete qual è la prima parola che Gesù dice ai suoi discepoli? Venite e vedrete. La legge ti allontana, la grazia ti invita. E quando il figlio torna dice rimettete i sandali, perché? Perché lui è voluto tornare come un servitore, ma per me sarà sempre mio figlio. Amen? E così inizia la festa, chiamano il karaoke, arrivano suonatori dappertutto e inizia una festa bellissima, in chiesa con quelli che suonano il song e tutti lì. Ma alle 5... il figlio più grande anagraficamente smonta dal turno, arriva e sente musica, karaoke, e guardate cosa fa, non va dal padre, dice che chiamò uno dei servi. Domanda, che relazione aveva col padre? Il figlio minore che ne ha combinate, quando torna va dal padre e la prima parola che gli dice è padre, non sono degno. Quella è la prima parola che gli dice, è padre. Ascolta, noi a volte crediamo che le persone che cadono in gravi peccati siano persone immature, a volte sono più mature di quelli che rimangono sempre in chiesa.
Sai perché? Perché l'uomo guarda l'apparenza, Dio guarda il cuore. E questo torna, non va dal padre, va da un servo. Perché? Perché lui viveva da servo. E dice, che cosa è questa musica? Pensa, questo era un figlio, il primogenito. Che cosa è questa musica? E il figlio, e il servo gli dice, ma come non sai cosa è successo? È tornato tuo fratello. Il padre l'ha detto, tuo padre l'ha avuto sano e salvo, ha ucciso il vitello ingrassato e ha fatto festa, dai vieni. E lui dice, sì, dirò. E non volle entrare. E allora il padre esce, e quanto è buono Dio. Io non sarei uscito, per me rimaneva fuori. Però il Signore è buono, il Signore esce. Dio è pieno di grazia. Esce e dice, che hai? E guardate che cosa dice questo figlio. Ecco, da tanti anni io ti servo. Domanda, l'ha chiamato papà? No. L'ha chiamato ecco. Il figlio minore come l'ha chiamato? Padre. E lui non pronuncia mai la parola padre. Per chi vive da servo non esiste un padre, esiste solo Dio. Amen? Ecco, da tanti anni io ti servo. Sono 30 anni che cammino. Sono 30 anni che faccio scuole bibliche, sono 30 anni che non pecco mai. E tu non mi hai ancora guarito. È arrivato quello là. La prima volta al culto è venuto con 14 tatuaggi dietro al lobo dell'orecchio, catene da tutte le parti, c'aveva la prostituta legata dietro e tu l'hai guarito. No, vero, noi no. E io che prego per la mia guarigione da tanti anni e tu credi che Dio ti guarisca perché tu preghi o perché ti ama? Quante persone ho visto guarire che non ci credevano nemmeno loro e non l'avevano nemmeno chiesto. Ieri sera, allora sentite cosa c'è nel cuore di quest'uomo. A me però non hai mai dato nemmeno un capretto per fare festa con i miei amici, non con te. Ah, per fare festa con i miei amici c'è il rapporto padre figlio? No. Vedi quante cose nascoste ci sono. Per fare festa con i miei amici, non con te. Ma quando è venuto questo tuo figlio, non mio fratello, questo tuo figlio, come quando la madre dice digli a tuo figliolo che smetta, perché da dove è uscito, fammi capire, da, per venire in questo mondo, digli a tuo figlio. Però quando porta il 10, mio figlio, il 10. È bellissimo, Adamo l'ha fatto per la prima volta, la donna che tu mi hai dato, non che io ho sposato, la donna che tu mi hai dato. Ma quando è venuto questo tuo figlio che ha sperperato i tuoi beni con le prostitute, tu, l'accusa, tu. Oh, se Dio fosse quello che la religione crede, un fulmine, finito. Tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato e a me non hai mai dato un capretto. Guardate cosa dice il padre. Figliolo, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. Ascoltate, voglio arrivare qui e condividere quello che il Signore mi ha messo nel cuore per voi. Molti credenti vivono come il figlio maggiore, ma il figlio maggiore è un bambino. Sapete perché? Perché un figlio adulto che dice tu non mi hai dato fa capire che non ha capito la relazione con il padre. Vi spiego perché. Quando Samuele, mio figlio, era piccolo e voleva un bicchiere d'acqua, veniva da me e mi diceva babbo, mi dai un bicchiere d'acqua? Io andavo in cucina, aprivo la dispensa, prendevo il bicchiere, alzavo l'acqua e glielo davo. Oggi ha quasi 16 anni e ti faccio una domanda. Se venisse da me e mi dicesse babbo, se mi dà un bicchiere d'acqua, io direi muori di sete se non te lo dai. O no. Oppure il figlio che è ancora a casa e ha 46 anni, che è ancora a casa e dice al babbo babbo, però io avevo sete, non mi hai dato un bicchiere d'acqua. Il babbo dice tu non hai bisogno di un bicchiere d'acqua, tu hai bisogno di un cervello. Quanti cristiani sono così? Il Signore non mi ha ancora dato. Io ho pregato, ma Dio non me l'ha ancora dato. Sai perché Dio non te l'ha dato? Perché non sei più un bambino che ha appena accettato il Signore. Hai 58 anni nella fede. E il Padre ti sta dicendo, ehi, tutto quello che è mio è tuo, prendi.
prenditelo. Ogni cosa mia, l'acqua di casa mia è sua. Allo? Lui non viene a chiedermi oggi l'acqua, quando era piccolo lo facevo. Oggi lui va, prende l'acqua, non me lo dice, ogni tanto sento che di là sfrigge qualcosa, vado di là, c'è lui che si fa il gourmet. La tazza di latte con tutti i biscotti, fa da solo. Mi seguite? Non viene a chiedere a me. Oggi tu devi smettere di andare da Dio e dire, Signore dammi quella casa, e devi uscire la mattina e dichiarare, Signore, in questo giorno nel nome di Gesù Cristo la casa migliore della zona verrà a me. No, ma questo è comandare Dio, no, questo è comandare le circostanze, non a Dio. Io non prego mai per la guarigione di qualcuno. Perché? Perché tutto ciò che è di Dio è mio in Gesù, è tuo. La potenza dello Spirito Santo è tua. Tu metti la mano sulla persona e comandi che questa malattia se ne vada nel nome di Gesù. Non chiedi a Dio. I bambini chiedono, i figli usano ciò che è loro. In poche parole, il padre gli ha detto questo. Lo sai perché non hai mai avuto i tuoi capretti? Perché non te li sei andati a prendere. E lui li aspettava. Io sto aspettando da 30 anni la guarigione, quando è che te la prendi? E che cosa devo fare? Devi alzarti e cominciare a dire grazie, perché per le sue lividure io sono stato guarito. I figli bambini, anche se hanno 38 anni come il figlio adulto anagraficamente, aspetta, ma tu non me l'hai dato, ma tutto quello che è mio è tuo, prenditelo! Mi state seguendo? Vai avanti. Guardate quando il padre gli dice, figlio tu sei sempre con me, tutto ciò che è mio tuo. Vedete, nel testo italiano si perde, ma nel testo greco la rivelazione esce così. La parola che usa il padre è technon. Sapete cosa vuol dire technon? Technon è il termine, ci sono più parole in greco antico per designare la parola figlio, ma quelle più usate nel Vangelo sono iuios e technon. Iuios è il figlio adulto. Tecno, lo sapete chi è? È il bambino che la mamma tiene in braccio mentre puppa il latte. Il padre non gli ha detto figlio, gli ha detto lattante. Quando è che la smette di vivere da bambino e comincia ad avere un rapporto con me da figlio adulto? Quel tuo fratello che è più piccolo di te, lo sapete che termine usa il padre? Iuios. Ha sbagliato, ma ha una relazione da figlio con me. E ha l'anello mio, le vesti mie, il sigillo mio, i sandali mio. Tu sei un grandiglione, ma sei un lattante, sei un bambino, che pensi di avere un rapporto con me per quello che fai e che aspetti che io ti dia ciò che già è tuo. Ecco perché andò dal servo. Come i servi aspettano l'elemosina dal padrone, il figlio aspettava l'elemosina dal padrone. E spesso i cristiani sono così. Quando Dio vorrà mi guarirà, mio Dio. Ma chi è Dio per te? Quando Dio vorrà, Dio è 2000 anni che ha voluto e ha già fatto tutto quello che doveva fare per la tua guarigione. Adesso tu devi alzarti e cominciare a dire, io prendo autorità e comando ogni demone di infermità nel mio corpo di andarsene nel nome di Gesù, e prendo ciò che mi appartiene da 2000 anni per le sue lividure. Sono stato guarito, non guariscimi. Vado, apro la credenza, prendo il bicchiere e bevo. Questo fanno i figli adulti. Non aspettano il capretto. Vanno al recinto. Papà, ho fatto la festa a due capretti perché ho amici a cena. O no? No, ma se tu fai così sei un orgoglioso. Quindi dovrei andare da mio figlio e dire, cosa hai fatto? Così mi chiedo. E non mi hai chiesto il permesso. Ehi, capito perché ho detto che lo Spirito Santo non ci è dato per bypassare il cervello, ma per illuminare il cervello. Ogni cosa mia è tua. Paolo lo spiega così ai Romani. Se siamo suoi figli, siamo suoi eredi. E noi diciamo a me, ma non capiamo cosa vuol dire. Cosa vuol dire siamo suoi eredi? Che tutto ciò che è suo è mio.
La potenza dello Spirito Santo è mia, i doni dello Spirito Santo sono miei, l'autorità del nome di Gesù è mia, la guarigione che Cristo ha ottenuto è mia, il perdono dei peccati è mia. Adesso mi alzo e comincio a vivere da figlio adulto e comincio a prendere, a usare l'autorità, il sigillo regale che Dio mi ha dato, perché tutto ciò che in cielo è suo è mio. La Bibbia dice che Dio è il padrone dell'oro e dell'argento, è vero o no? Allora i bambini, te la spiego così, ti sei accorto che quando ti sei convertito tu chiedevi le cose e arrivavano subito? Hai notato? Io mi ricordo che quando c'è stato il Signore pregavo per le cose più piccole, accadevano, poi a un certo punto smette. E io ho detto: Signore, non rispondo più alle mie preghiere. No, perché sei cresciuto, non sei più il technon che chiede il bicchiere d'acqua e il padre te lo dà. Adesso sei un figlio adulto, tu chiedi il bicchiere d'acqua e il padre ti dice: quando te lo vai a prendere, se no crema di sete. Mi state seguendo? È importante capire queste cose. Dobbiamo, lui ha 40 anni suonati, non ti viene a dare ciò che tu ti devi prendere. Devi cominciare a ricevere, devi cominciare a capire che il lavoro che stai aspettando non è la tua benedizione. Devi cominciare a capire che non sei tu che hai bisogno di quel lavoro, è quel lavoro che ha bisogno di un figlio di Dio. Faccio una domanda: ha più valore davanti a Dio un posto di lavoro o un suo figlio che è costato il sangue di Gesù Cristo? Romani 8,32 dice così: colui che non ha risparmiato il proprio figlio ma lo ha dato per ognuno di noi, come non ci darà ogni cosa con lui? Allora, se lui ti ha dato suo figlio, che cosa è un lavoro? Un lavoro non è più grande di te. Gesù non è morto per salvare il lavoro, Gesù è morto per salvare te. Sei tu che sei costato tutto il sangue che Cristo aveva in corpo. Chi vale di più, tu o il lavoro? La Bibbia dice che la casa di Potifar prosperò a causa di Giuseppe, non Giuseppe prosperò a causa di Potifar. E noi abbiamo la mentalità: speriamo che Potifar mi assuma. No, è Potifar che deve sperare di trovare un Giuseppe. Perché di Potifar ce ne sono tanti, ma di Giuseppe d'Egitto ce n'è uno solo. È quel posto di lavoro che ha bisogno di te. Sai perché? Perché quando tu entri consapevole di chi tu sei, come Giuseppe, tutto quello che toccava lo faceva prosperare, tutto quello che tu tocchi prospererà. È il posto di lavoro che ha bisogno di te. Signore, fammi trovare un buon lavoro. È il servo. Signore, io sarò la benedizione per il lavoro che tu mi darai. È il figlio. Potifar, il faraone, ha messo in mano a Giuseppe tutto l'Egitto. Figura del padre che ha delegato ogni cosa al figlio. Perché? Perché vedeva che tutto quello che toccava funzionava. Ascolta, i figli di Dio, per salire di grado in un posto di lavoro, non hanno bisogno di fare quello che fa il mondo, hanno solo bisogno di cominciare a far vedere la benedizione di Dio. Sarà il capo che ti metterà più in alto. Tu sei la benedizione per il posto di lavoro, non è il lavoro che è una benedizione per te. E il padre sta aspettando che tu cominci a vivere da figlio adulto, e quando tu lo fai le cose cominciano a accadere. Alziamoci in piedi, dai. Fai un po' di musica. L'ultimo versetto lo dovrei leggere in piedi, poi preghiamo il ministero. Gesù, davvero l'ultima cosa che condividiamo. A un certo punto nel suo ministero aveva 5.000 persone che lo seguivano. Quanti vorrebbero una chiesa di 5.000 persone? Ma sono 5.000 rogne però, No, sono 5.000 figli benedetti. Vabbè, 5.000 figli preziosi di Dio. A un certo punto ha sfoltito il gruppo. Ascolta, se vuoi far crescere una chiesa, non andare a chiedere consigli a Gesù. Lui in un colpo solo svuotava il branco. In un lampo è rimasto da 5.000 a 12, poi si gira a 12 e dice: volete andare bene anche voi? Vi ricordate? Se vuoi far crescere la chiesa, non chiedere consigli a Gesù. A un certo punto Gesù dice questa frase:
Nessuno può venire a me se non gli è dato dal Padre mio. Non è una frase offensiva, vero? Guardate la reazione dei discepoli, vai, vai. Da allora molti, non qualcuno, no, torna indietro. No, aspetta, c'è. Vai avanti. Da allora molti dei suoi discepoli non si tirarono indietro e non andarono più con lui. È strano, che cosa ha detto Gesù di così offensivo? Perché molti dei suoi discepoli, ne rimangono 12 da 5.000. Sempre ci ha detto questo: voi mi seguite perché io sono il rabbi più quotato in Israele adesso e credete di seguirmi perché siete più furbi degli altri. E a volte i cristiani si sentono così: noi non siamo come quelli del mondo, noi abbiamo capito. Il mondo non capisce. Ehi, cosa capivi tu prima che Gesù venisse alla tua vita? Niente. E loro sono solo dove eri tu fino a qualche giorno fa. E quello che Gesù voleva dirgli è: ehi, abbassate il vostro orgoglio. Se voi mi seguite, non è perché siete migliori degli altri, è perché il Padre vi ha fatto grazia. Sai cosa ha fatto Gesù? In un colpo solo ha distrutto l'orgoglio di quelle persone. E ne sono rimasti 12, bellissimo. Perché non ha detto: oh, almeno voi rimanete con me. Ha detto: io sto solo, ho la libertà di Gesù. Quando qualcuno se ne va, let him go. Traduco: lasciami andare. Il Signore ti benedirà con quelli che restano. Amen. Ti faccio vedere una cosa che forse non hai visto. Vai avanti. Guarda un po' che capitolo e che versetto è. Voi direte: ma i numeri dei versetti dei capitoli non c'erano nell'originale. Ascolta, nella Bibbia tutto è guidato divinamente dallo Spirito Santo. 666 è il numero che rappresenta l'uomo nella sua perversione più totale, l'orgoglio, quello che sarà l'anticristo. Cioè, Cristo è l'umiltà fatto uomo, l'anticristo sarà l'orgoglio diabolico fatto uomo. Guardate l'orgoglio di queste persone. Ma chi ti credi d'essere per dirci che noi ti seguiamo perché il Padre ci ha fatto grazia? Noi abbiamo capito. Ma che cosa abbiamo capito noi? Noi siamo qui, amici miei, perché il Padre ci ha tirato. Noi siamo qui perché il Padre ci ha chiamato. Noi siamo qui a ascoltare queste cose perché il Padre ha scelto di darlo a te e non a qualcun altro. E si chiama grazia, favore immeritato. E la grazia di Dio distruggerà sempre l'orgoglio degli uomini. Ed ecco perché molti attaccano la grazia. Non attaccano la grazia perché hanno paura che la grazia porti all'inferno i figli di Dio. Attaccano la grazia perché la grazia smonta l'orgoglio, perché ti fa capire che non dipende niente da te e dipende tutto da Lui. Facciamo un applauso a Gesù, dai! Prendiamoci per mano, tutti per mano. Prima di qualche minuto di ministrazione vorrei parlare, se c'è qualcuno che è qui per la prima volta, non so se c'è, sei qui per la prima volta, non ti chiamerò qui, stai lì tranquillo. Se c'è solo uno, c'è qualcun altro, voglio dirti questo. Forse ti aspettavi religione, ok? La religione è la cosa più diabolica che esista sulla terra. Guerre sono state combattute per religione. Gli uomini si sono ammazzati, si sono odiati. E io insegno storia. E ti puoi dire tutte le guerre di religione che ci sono state, perché c'è sempre quello che ha la religione più giusta degli altri, no? Allora qual è la religione giusta? Nessuna, fanno schifo tutte. Il Padre cercava una relazione con quel figlio. E quello che voglio dirti, se sei qui per la prima volta, è quello che io ho scoperto la notte di Natale del 1995, solo in macchina. Avevo bestemmiato fino a 2 minuti prima, io ero un bestemmiatore con il pedigree. Male e male sono toscano della Maremma, da un male. Oddio, non è che voi veneti. Forse è per questo che ci capiamo. Noi abbiamo il vino buono, voi avete il vino buono, per noi bestemmiatori. E a un certo punto avevo appena bestemmiato, non mi ero pentito di niente. Stavo guidando, non credevo in Dio, non credevo che esistesse un Dio, non credevo in niente.
è una presenza che io non ho mai sperimentato entrata nell'abitacolo della mia macchina. E io ho cominciato a piangere, dicevo, perché piangi? Era un amore che mi stava toccando il cuore, che io non avevo mai sentito. E dentro di me una voce mi ha detto, nemmeno l'universo riesce a contenermi. Ma mi sono fatto piccolo nel grembo di una donna, per te. E in un lampo ho capito che il creatore del cielo e della terra si era fatto uomo nel grembo di Maria per morire per me. Andai a casa di Maria d'Acqua e dissi, Gesù, salva. E come io ho detto quella frase, tutta la morte è andata via, tutta la paura è andata via. La mattina mi sono alzato e ho detto, è come se fossi nato un'altra volta. E dopo 30 anni, il motivo per cui giro l'Italia è solo uno: spiegare alle persone quanto è grande l'amore di Dio. Grazie. E se voi siete qui per la prima volta, vorrei invitarvi lì dove siete. Ma lo faremo tutti insieme, così non vi sentite in difficoltà, a fare una semplice preghiera per accettare il dono della salvezza. Semplicemente con una preghiera, Signore, io ricevo la salvezza che tu 2000 anni fa mi hai conquistato, morendo sulla croce e risorgendo per me. Tutti insieme, chiudiamo tutti gli occhi e insieme a questi cari amici, tutti ad alta voce, anche se l'abbiamo già fatto, preghiamo così. Signore, forse non ho capito tutto stasera, ma c'è una cosa sola che è importante, che tu mi ami dall'eternità, sei venuto a cercarmi, hai usato qualcuno perché mi portasse qui, hai manovrato le circostanze in modo che io fossi qui e che io ascoltassi il Vangelo, perché io ho bisogno di essere salvato, ho bisogno di essere amato. Non accetterò mai che la vita finisca in una tomba. Grazie perché tu sei morto su una croce, perché chiunque crede in te abbia vita eterna. E questa sera voglio ricevere questo regalo gratuito che si chiama salvezza. E in questo momento alzo la mia voce e dichiaro che Gesù Cristo è il Figlio di Dio. 2000 anni fa ha preso il mio posto su quella croce. Io avrei dovuto pagare i miei peccati, ma Dio Padre mi ha amato così tanto che ha mandato suo Figlio al posto mio. Lui ha preso il mio posto e ha pagato tutto per me. E questa sera dichiaro che Gesù è il mio Signore, è il Salvatore della mia vita e ricevo il perdono dei peccati e la vita eterna. Amen. Amen. Facciamo un applauso al Signore, c'è festa in cielo. Adesso ministriamo, perché non ce l'abbiamo fermato, ministriamo. Non possiamo andare via di qui, e sapete perché? Perché Dio vuole guarire qualcuno, Dio vuole liberare qualcuno, Dio vuole fare del bene a qualcuno qui. Ieri sera ci sono state delle guarigioni meravigliose, delle liberazioni meravigliose, facevo la testimonianza, l'ho messa a qualcuno su Facebook, ma è il più grande miracolo che è accaduto, sapete qual è stato? Credo sia il più grande miracolo che io ho visto nel mio ministero, che quando ho detto sì, qualcuno vuole ricevere preghiera, venga qui davanti e preghiamo per lui, e nessuno è venuto. E io ho detto, adesso l'avete capito, che il Signore ti può guarire. Nessuno è venuto. Questo non vuol dire che tu non devi venire. Se vieni, 50 euro prego per te. No, se vieni, preghiamo, ti impongo le mani, i piedi, ti impongo tutto quello che vuoi. Ma ieri sera le parole di conoscenza, i doni dello Spirito si sono mossi in un modo così potente che le persone venivano guarite lì, venivano liberate sulle sedie. Non c'è stato bisogno di pregare. Perché? Perché quando tu realizzi che ora sei suo figlio, non hai per forza bisogno che qualcuno metta la mano su di te. Puoi alzare le mani e dire, Signore, qui lo Spirito Santo mi sta guarendo, qui lo Spirito Santo mi sta liberando, ma se vuoi che preghiamo per te, vieni pure avanti. Amen? Prendiamoci per mano, tutti insieme. Si chiama spintaneamente questo. È così, ma non è cattiva, è buona.
E lui ha detto, lei ha deciso di non mettere in imbarazzo tirandolo qui davanti. Stai più tranquillo, vieni qui, seduto in piedi con lui. Chiudiamo gli occhi, alziamo le mani al cielo tutti insieme. Questa sera fai questa esperienza, fai il passo del figlio maturo. Dì al Signore, Signore, la guarigione mi appartiene. Non ti chiedo un bicchiere d'acqua perché posso andarmi a prendere il bicchiere d'acqua. Dichiara con me, per le lividure di Gesù Cristo, io sono stata guarita. Per le lividure di Gesù Cristo, ogni demone ha perso il suo potere, ogni maledizione è stata spezzata. E voglio iniziare a vivere come una figlia, come un figlio maturo. Ricevo guarigione nel nome di Gesù, dichiaralo. Ricevo liberazione nel nome di Gesù, ricevo la provvigione di cui ho bisogno nel nome di Gesù, ricevo il miracolo per mio figlio nel nome di Gesù, prendo autorità e dichiaro io che mio figlio sarà liberato dalla cocaina, che mio figlio sarà liberato dalla povertà, che mia figlia sarà liberata dalla violenza. Io inizio a regnare come un figlio e a usare quel sigillo, quell'anello, il nome di Gesù. Alza il nome di Gesù, ci sono miracoli nel nome di Gesù. Lo Spirito Santo è qui e sta aspettando qualcuno che prenda quel bicchiere d'acqua e lo beva. Cominciamo a pregare in altre lingue tutti insieme. Vedo lo Spirito inizia a muoversi, a toccare, a guarire, a liberare. Anche da casa le persone che ci seguono. Ogni volta Gesù guariva, ogni volta Gesù liberava. È più grande il desiderio di Dio che tu riceva, che tu di riceverlo. Ma comincia a vivere sapendo che è tuo. Devi solo prenderlo per fede. La grazia te l'ha già dato. È tuo. Grazie Spirito Santo, muoviti questa sera qui a casa, alle persone che ci stanno seguendo, tocca in questo momento corpi, tocca in questo momento cuori, che hanno bisogno di essere consolati, che hanno bisogno di essere fasciati, che hanno bisogno di essere guariti. Hai delle sente delle coita, sciola la ranchene. Il Signore sta toccando una giovane donna che combatte da una vita contro la prigione della paura. Ed è una giovane donna che è qui e che vive nella paura perché è cresciuta in un'atmosfera di paura. Alleluia. Alleluia. Grazie Signore. Il Signore sta ministrando qui. Alza le mani e ricevi. Questa persona ha ricevuto a volte, soprattutto dalla mamma, parole che mettevano più paura che consolazione. Attento perché può succedere questo, attenta perché ti può succedere questo, attenta che può succedere questo. E sei cresciuta sempre in un clima di paura. Questa sera il Signore ti sta liberando da queste catene e io rilascio questa parola su di te e ti dico che tu sia libera nel nome di Gesù. Spirito di paura, fuori nel nome di Gesù. Sii libera, sii libera. Dai a loro segno. Grazie Spirito Santo. Signore, muoviti con i tuoi doni. Muoviti con i doni di guarigione, con la parola di sapienza, con la profezia, con la parola di conoscenza. Muoviti con il potere dei miracoli per guarire le persone legate. Grazie Signore. È la seconda volta, prima non l'ho detta perché credevo di essere io, ma voglio ripetere perché il Signore me l'ha ridata un'altra volta. Non so se questa persona è qui o a casa, ma è una persona che soffre di un problema di cefalea da tanto tempo, particolarmente con dei dolori forti alle tempie. È come una morsa che quando ti prende questa cefalea senti stringere
come una morsa alle tempie. E non so se tu sei qui o sei a casa, ma io voglio rilasciare su di te, comunque tu sia, questa parola, che tu sia guarita da questo dolore, da questa cefalea, da questa pressione sulle tue tempie, che tu sia sanata, che tu sia liberata, che tu resti guarita per il resto dei tuoi giorni, nel nome di Gesù. Amen. Alleluia. Grazie Spirito Santo. Grazie Spirito Santo. Alleluia. Grazie Signore. Chiudi i tuoi occhi. Signore, tocca la sua vita questa.